Dottor Magher, lei ha un senso di restituzione nel candidarsi a sindaco di Sanremo, l'ha detto, lo deve per restituire alla città quello che la città ha dato alla sua famiglia prima e a lei dopo. Esattamente questo, ho ripercorso la storia della mia famiglia a Sanremo che inizia intorno al 1890 quando mio bisnonno dalla Germania è venuto qui e ha aperto una orologeria nella zona del attuale cinema centrale e da allora la mia famiglia si è stabilita qui, e mio papà, mio nonno, i miei figli, io sono molto legato a Sanremo, è un discorso mio, una mia dimensione intima, tutti possono voler bene a Sanremo, io sento di avere un legame particolare con Sanremo per questo. Poi a Sanremo devo molto perché giovane avvocato senza nessun pedigree da questo punto di vista sono riuscito a costruirmi una immagine professionale quantomeno discreta in tanti anni di serio lavoro, sì. Avvocato, perché un cittadino di Sanremo dovrebbe votare Alessandro Magher? Credo perché sono una persona nuova, perché non ho, questi tutti penso lo sappiano, non ho alcun interesse personale nella mia candidatura, al di là dell'orgoglio, credo anche giustificabile, di un cittadino sanremese, perché ho dimostrato nella mia vita professionale di essere una persona seria e competente e onesta. Continuità o discontinuità con il progetto dell'amministrazione Biancheri? Né l'uno né l'altro, un po' dell'uno, un po' oppure come preferisce lei, un po' dell'uno, un po' dell'altro. Però sicuramente discontinuità, anche perché il sindaco Biancheri cesserà il suo mandato definitivamente, verrà sostituito, sarò io il suo successore, non erede, successore. Non lo so, vedremo, mi auguro di sì, ma comunque siamo persone molto diverse, abbiamo una formazione totalmente diversa, io ho una formazione tecnico-giuridica, Biancheri ha una formazione imprenditoriale, quindi è anche difficile pensare a una sovrapposizione. È disposto a cambiare la sua vita in nome e al servizio della sua città? Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Gli incontri con il centrodestra, se ne è parlato tanto, ci sono stati o no, ci saranno? Lei ha aperto le porte un po' a tutti oggi dicendo chi ha voglia di esserci è ben accetto. Io ho dichiarato che oggi ho fornito la mia disponibilità e ho dichiarato che posso dialogare con chiunque, non escludo a priori nessuno. Però ripeto, una cosa è dialogare e una cosa è trovare un accordo, ma già mi sembra importante l'idea che si possa dialogare, se ci sarà interesse. 5 mesi, come li trascorrerà questi 5 mesi? Parlando con le persone, cercando di far percepire il mio messaggio a più sanremesi possibili.